Ciao a tutti, sono Fit Greta e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi insieme faremo una lezione di Pilates specifica per i muscoli delle spalle. Utilizzeremo due manubri. Ti consiglio di non esagerare con il carico, in modo da non caricare eccessivamente la zona cervicale. L'allenamento avrà come focus anche quello di migliorare e correggere la tua postura. Prima di iniziare però ti ricordo la mia scuola di Pilates online. Ti lascio giù nell'info box il link che ti porterà direttamente al sito dove potrai scegliere il percorso di Pilates più adatto a te in base ai livelli e agli attrezzi. Ma ora prepariamoci e iniziamo. Posizionati al centro del tappetino con le gambe leggermente separate, le braccia lungo i fianchi e le spalle rilassate. Iniziamo con la solita mobilità articolare, partiamo dal collo. Quindi disegna delle circonduzioni con la testa, inspira quando il mento sale ed espira quando il mento scende. Ancora due, tre, quattro e cinque, cambia il senso. E uno, senti bene le vertebre cervicali che si muovono e i muscoli del collo che iniziano a scaldarsi. Ancora due e uno. E tieni la testa, ferma al centro. Andiamo con le spalle. Salgono, vai, cerchi. Uno. E due. E tre. Quattro. Cinque. Continua i cerchi in questo senso, ma adesso mani sulle spalle. Gomiti alti e scendono. Uno. Due. Tre. Quattro. E 5, e adesso braccia lungo i fianchi, cerchi più grandi sempre in questo senso, braccia tese che sfiorano le cosce e le orecchie. 1, 2, 3, 4 e l'ultimo 5, rimani con le braccia lungo i fianchi, cambiamo il senso del cerchio, sali e apri. 1, 2, le ripetiamo tutte e 3, 4, 5, mani sulle spalle, cerchi più grandi, 1, 2, 3, 4 e 5, braccia tese e cerchi, 1, 2, 3, grandissimi, 4 e 5 e braccia lungo i fianchi. Rilassa bene anche le spalle, separa un pochino di più le gambe, inspira e porta le braccia in alto, ti allunghi e ti stiracchi bene. Adesso scende un braccio, andiamo in flessione laterale, allunga bene il busto, ruota il busto e scendi con tutte e due le mani verso la caviglia, rilassa il collo e le spalle, vieni al centro dei piedi, piega le gambe e lentamente srotola la schiena e risali. Inspira e porta le braccia in alto, flessione dall'altro lato, allunga, ruota ora il busto, scendi verso la caviglia con tutti e due i piedi e adesso vieni al centro, piega le gambe, srotola piano la schiena e ti sollevi. Molto bene, iniziamo a scaldare ancora più attivamente l'upper body mettendoci da un lato del tappetino. Iniziamo con inchworm, quindi schiena eretta e spalle basse. Scendi col mento, con le spalle e con le prime vertebre e andiamo verso terra. Quando le gambe iniziano a tirare, sblocca le ginocchia, appoggia le mani e fai 4, anzi 3 passi in avanti con le mani e siamo in plank. 1, 2, 3, ritorna indietro con altri 3 passi, 1, 2, 3 e srotola la schiena. Ne facciamo altri 4, ogni volta arriva bene in plank, inspira e vai scendi, 1 e torna e 2. Senti bene l'addome attivato e i polsi sotto le spalle in modo da attivare bene i deltoidi. 3. Ancora 4 e rimaniamo in plank. Rimani qui, ma adesso siamo in shoulder tap. Stacca una mano, tocca spalla opposta e cambia. 20. 1, 2, 3,
4, non muovere troppo il bacino. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Non scendere. Solleva il bacino, cammina con le mani. Inspira, ritorna, roll up e sali. Ripetiamo altri 5 inch warm. Inspira ed espirando scendi, cammina 1, 2, 3 e ritorna 1, 2 e 3, risali, vai e scendi 3 passi, plank e ritorna ancora 3 e gli ultimi 2, arriva bene in plank e l'ultimo. Scendi e rimani in plank. To touch, da qua solleva il bacino. Sali con col bacino e porta la mano al piede opposto. Ritorna in plank e cambia. Mano al piede opposto. Vai, ne facciamo 10 da ora. 1. E 2. Cerca di arrivare bene con la mano all'esterno del piede opposto. 3. 4. E 5. 6, gli ultimi 7, 8, 9 e 10. Appoggia le mani e questa volta appoggia anche le ginocchia. Ti siedi sui talloni, sciogli un attimo le spalle e i polsi se ti danno fastidio. Continuiamo a rimanere in plank. Ora iniziamo con T-Rotation. Quindi ritorna con le mani sotto le spalle e le gambe tese. Ruota il busto da un lato, apri il braccio e sei in plank laterale. Appoggia la mano e cambia lato. Vai, ne facciamo 8 da ora. E 1. Cambia. 2. 3. 4. 5, 6, 7, apri bene il petto, 8, rimani in plank laterale, bacino alto e spingi in su col bacino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggia la mano, cambia lato, 8, 10 anche di qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appoggia le mani a terra, le ginocchia, ti siedi sui talloni e sciogli bene i polsi. Respira profondamente. Ripetiamo il T-Rotation, però sugli avambracci, ma prima scendiamo in comando. Quindi ritorna in plank. Stendi le gambe e adesso dove ci sono i polsi appoggia gli avambracci, 1 e 2, ritorna sulle mani, 1 e 2, 5 da ora, vai, e 1 e 2, se ti ricordi ogni volta cambia la mano che inizia a scendere, 3, 4, rimani 5 sugli avambracci, ruotali orizzontalmente, ruota da un lato, apri il petto, cambia lato, apri il petto, 8, vai e 1, e 2, 3, ruota bene con tutto il corpo, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo, 8, ritorna su due avambracci, ritorna con gli avambracci dritti, ritorna sulle mani, ginocchia a terra. E ora siamo in rest position. Braccia lungo i fianchi. Rilassa la schiena, il collo e le spalle. Respira profondamente. E adesso lentamente srotola la schiena. E ti raddrizzi. Raddrizza le spalle. Appoggia le mani a terra. Ruota le dita dei piedi. Solleva il bacino. Cammina con le mani verso i piedi. Srotola piano la schiena e ti raddrizzi. Inspira e lentamente siamo in piedi. Iniziamo ad utilizzare i manubri. Quindi prendi i manubri in mano,
sei al centro del tappetino, gambe separate, schiena eretta, spalle basse. Iniziamo con le alzate laterali. Le braccia si aprono in fuori, non a 180 gradi precisi, un pochino più in avanti. Con la coda degli occhi devi vedere i manubri. I gomiti non sono iperestesi, ma leggermente flessi. Inspira da qua e sali. 1. Arriva all'altezza delle spalle. 2. 3. E 4. 5. Controlla bene la tua postura. L'addome stretto e le spalle lontane dalle orecchie. 6. Ancora 7. 8. 9. E 10. Adesso porta i pesi davanti a te. E adesso siamo con le alzate frontali. Gomiti sempre sbloccati. Solleva altezza spalle e scendi. Vai. 1. E 2. 3. Attenzione a non dondolare con il busto. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E l'ultimo 10. Scendi. Sciogli un attimo le spalle e siamo con le alzate sopra la testa. Quindi braccia piegate, spinte. Da qua i gomiti sono sempre all'altezza delle spalle quando tornano. Distendi le braccia sopra la testa senza unire i pesi e ritorna gomiti altezza spalle. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pancia forte. 7, 8, 9 e l'ultimo 10. Braccia lungo i fianchi e sciogli benissimo le spalle. Abbiniamo adesso i movimenti. Iniziamo con le alzate frontali e laterali. Schiena dritta, inspira. Parti con un'alzata frontale. Rimangono qui le braccia. Le chiudi davanti al petto, scendi, alzata frontale, le riapri e riscendi. Alterniamo questi due movimenti. In posizione, inspira, vai fuori, chiudi e scendi, sali, apri e scendi, vai. 3, 4, apri e giù, 5, frontale, 6, 7, chiudi, 8, apri, 9, l'ultimo 10, apri, scendi e sciogli. Sciogli le spalle, ritorniamo con le spinte sopra la testa. Usiamo sempre questo movimento di apertura e chiusura. Quindi parti con le braccia piegate, ben separate. Da qua unisci i polsi e i gomiti, riapri le braccia e distendi sopra la testa. Scendi, unisci, sempre gomiti, altezza spalle e torna su. Vai, e 1, su, 2, 3, super attenzione all'addome e alle spalle basse. 4, unisci bene i gomiti. 5, 6 e 7, spingi. 8, su, 9, su e 10, spingi, sali, scendi e sciogli. Rilassa le spalle, fai un paio di circonduzioni, se hai fastidio anche al collo, fai delle circonduzioni anche con la testa, ritorna con la testa al centro. Adesso io mi giro, se vuoi rimani nella stessa posizione, lavoriamo invece con la parte posteriore del deltoide, la spalla, ma attiviamo anche i muscoli scapolari, che sono quelli che ci consentono di non avere la gobba, ma di avere una bella postura con le spalle aperte. Tieni le gambe separate come le anche, leggermente flesse, busto inclinato. Gomiti sbloccati, i polsi sono esattamente al di sotto delle spalle, le braccia si aprono in fuori a 180 gradi e ritorni. Quando apri le braccia, le scapole dietro si avvicinano, in questo modo. In posizione, andiamo, vai. 10, 1, 2, attenzione a non muovere il mento, 3, collo in linea, 4, 5, 6, 7, 8, 9
E l'ultimo 10, pesi sotto le spalle, rilassa il collo e srotola la schiena. Ritorniamo in questa posizione, adesso le alzate sono posteriori, indietro. Ritorna giù con il busto, fletti le gambe, pesi sotto le spalle. Le braccia adesso sono tese, vanno dietro alte e ritornano sotto le spalle. Vai, 1 e 2, sempre collo in linea e sguardo a terra. 3, 4, 5, 6, spingi bene in alto, 7, 8, 9 e 10. Rimani dietro con le braccia tese. Adesso i polsi si avvicinano e si allontanano. 1, piccoli, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Riposa. Rilassa il collo, gobba, srotola piano la schiena. Ti raddrizzi. Andiamo da un lato del tappetino. Schiena eretta, inspira. Espirando scendi roll down, il mento, le spalle, tutto il busto e appoggi i manubri a terra. Appoggia le mani e sblocca le ginocchia. 2 passi in avanti, appoggia le ginocchia e siamo in quadrupedia. Ci prepariamo ora prima per i push-up classici e poi alterniamo i push-up invece a V per le spalle. Partiamo con le ginocchia chiuse, appoggiate a terra. Mani sotto le spalle, un pochino più aperte se vuoi. Bacino inclinato in avanti, addome stretto, piega le braccia e le restendi. 10, vai, 1, 2, 3, butta fuori l'aria quando torni su, 4, 5, 6, 7, gli ultimi, 8, 9 e 10, ti siedi sui talloni, sciogli un attimo i polsi, respira. Lavoriamo ora in V push-up. La posizione è proprio come se fosse una V rovesciata. Tieni le ginocchia a terra separate, mani sotto le spalle. Ruota le dita dei piedi e adesso spingi il bacino in alto. Questa sarà la nostra posizione. I talloni sono alti, lo sguardo è ai piedi. Immagina di avere una punta sulla testa, quindi proprio al centro della tua testa, e devi andare a toccare il pavimento in mezzo alle mani. Quindi piega le braccia e ritorna su. Vai, 10 e 1, 2, 3, 4, 5, spingi bene, vai, e 6, 7, 8, 9 e l'ultimissimo, 10, riposa, ti siedi sui talloni. Sciogli bene le spalle, i polsi e rilassa i muscoli. Alterniamo adesso questi 2 push-up. Ne facciamo uno normale, uno V, uno normale, uno V. 5 ripetizioni in tutto. Partiamo da quello normale, quindi ginocchia appoggiate e mani sotto le spalle. Scendi i push-up, normale, vai, piega, stendi. Adesso ruota le dita dei piedi, solleva il bacino, V push-up, piega e stendi. Ginocchia a terra, giù, vai, siamo al secondo. Scendi, 2, su, V. E 3, giù, e V. Giù bene la testa. 4, petto a terra. E ora testa a terra. L'ultimo, 5, giù, e a V, e appoggia le ginocchia, ti siedi sui talloni, questa volta siamo in rest position. Porta anche le braccia lungo i fianchi, rilassa la schiena, le spalle e respira. Lentamente srotola piano la schiena e adesso andiamo a sdraiarci a pancia in giù. Quindi comodi sul tappetino, tieni le mani al di sotto delle spalle e i gomiti alti. Le gambe sono chiuse e tese. Inspira. Facciamo un swan. Solleva il petto, lo sguardo a terra, stacca le mani, spingi in alto i gomiti e riscendi. Inspira, sali, stacca ed espira, scendi. Stacca anche di pochi millimetri, l'importante è che quando stacchi il petto lo sguardo sia a terra, non in avanti e non di lato. Ancora 5 da ora, vai su. 1,
e 2 3 4 all'ultimo 5, rimani su, mani sollevate, allunga le braccia avanti e ritorna indietro. 1, sguardo a terra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli ultimi 8, 9 e 10. Appoggia a terra le mani e appoggia una guancia al pavimento. Posiziona le mani dietro la schiena, braccia piegate, facciamo il double leg kick però senza le gambe. Quindi da qua inspira, solleva il petto, stendi le braccia e chiudi le scapole. Espirando riscendi con l'altra guancia e abbassa le braccia. Inspira, sali, schiaccia le scapole, espira, scendi. Vai ancora in 2. Le scapole dietro si avvicinano, immagina di avere tra le scapole una spugnetta e con queste ossa qua devi strizzare tutta questa spugna piena d'acqua. Ultimi 3, 2 e 1 e rimani su, braccia tese, scapole chiuse, sguardo a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, appoggia, mani sotto le spalle, una spinta e ti sollevi, ti siedi sui talloni, rilassa il collo, le spalle e la schiena. Lentamente srotola la schiena, tira drizzi, adesso appoggia i glutei a terra, prendi i manubri e andiamo a sdraiarci a pancia in su. Braccia avanti e con calma ti accomodi a terra. Mantieni i piedi a terra con le gambe separate. Le braccia sono tese, i pesi sono chiusi. Da qua facciamo crunch. Inspira. Espirando sali con le braccia, la testa e le spalle, fino a staccare le scapole e ritorni a terra. Vai su. 1. E 2. 3. Lo sguardo quando sali punta alle ginocchia. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e rimani su. 10. Testa e spalle sollevate, piega le braccia, porta i gomiti vicino al pavimento, distendi le braccia in alto e le riporti al pavimento. Vai. 1. Testa e spalle su, l'addome contratto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, braccia tese, scendi con testa e spalle, allontana i talloni dai glutei e pronti in sit-up, inspira, espirando ti sollevi una vertebra alla volta, arrivi in posizione seduta, stendi le braccia in alto, allunghi bene e ritorni a terra. 10, vai su. 1. Ancora 2. E 3. Risucchia l'ombelico per venire in su e spingi bene in alto le braccia senza però sbattere i gomiti, quindi stendi perché i muscoli si contraggono. Ultimi 4, vai su. Ancora 3. Ancora 2. E l'ultimo 1. E rimani seduto, pesi al petto, avvicina le gambe, sempre piegate, spalle basse, curva C della schiena e sbilancia leggermente il busto indietro. Solleva i piedi, altezza delle ginocchia. Braccia piegate, lavoriamo ancora con le spalle. Siamo in equilibrio sui glutei, lavorano le braccia, si allungano davanti al petto, si piegano con i gomiti indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gli ultimi 7, 8, 9
e 10, allunga le braccia, appoggia i piedi e lentamente ti sdrai a terra. Appoggia i pesi a terra, sciogli bene il collo muovendo la testa a destra e a sinistra. Respira profondamente. Riporta le gambe al petto, mani sulle ginocchia. Una spinta, inspira. Ed espirando ti sollevi. Adesso ci serve un solo manubrio, quindi l'altro spostalo, se no ti dà fastidio magari. Siamo in plank laterale. Appoggia la gamba sottopiegata, la gamba sopratesa, l'avambraccio a terra con il gomito sotto la spalla. Prendi il manubrio e il braccio è alto, al di sopra della spalla. Sali in plank laterale e riscendi a terra. Vai, andiamo. 1, 2, 3, spingi bene in alto il bacino e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e rimani su 10, bacino alto. Adesso piega il braccio, porta il gomito vicino al fianco e ristendi in alto. E 1, vai e 2, 3, il bacino non cede, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rimani su con il braccio, con il bacino, torsioni, infila il braccio sotto l'altro, twist del busto, riapri il petto, vai, 1 e apri, e 2, guarda bene il peso con lo sguardo, 3, anche perché con cosa si guarda, 4, l'ultimo, 5 e rimaniamo finalmente in isometria, immobili per altri 5, 4, 3, 2 e 1. Appoggia il bacino, appoggia il manubrio, ti sdrai a pancia in su e riporta le gambe al petto. Rilassa tutto il corpo, le gambe, il dorso, le spalle e il collo. Respira profondamente. Mani sulle ginocchia, ti dai una spinta e con calma ti sollevi che cambiamo side plank. Quindi riavvicina il manubrio a te, gamba sottopiegata, sopra tesa, busto sostenuto, gomito sotto la spalla e braccio alto. Si sale in plank per 10, vai e 1, 2, 3, spingi bene in alto e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e rimani su 10, bacino alto, piega il braccio, gomito vicino al fianco e ristendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, resisti gli ultimi 8, 9, e rimani su 10, twist, infila il braccio, 1 e riapri, e 2 e 3, sguardo che segue il peso, 4, l'ultimo, 5, rimani su in isometria per altri 5, 4, 3, 2 e 1, appoggia il bacino, il manubrio, ti sdrai, gambe al petto, mani sulle ginocchia, rilassa collo, spalle e schiena. Respira profondamente e adesso con calma allunga le gambe e le braccia che iniziamo a stretcharci un pochino. Prendi una gamba al petto, mani sul ginocchio, mantieni solo quella opposta sul ginocchio, l'altro braccio si apre in fuori e incrocialo a terra. Mantieni le spalle ancorate al pavimento. Ruota la testa dal lato opposto della gamba piegata ed esegui una respirazione profonda. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Lentamente ritorna al centro e cambia gamba al petto. Mano posta sul ginocchio, l'altro braccio si apre in fuori e incrocia. Spalle a terra, ruota la testa. Respira profondamente. Ritorna al centro, mani sulle ginocchia, inspira.
ispirandoti dai una spinta e ti sollevi. Ruotiamo in quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, ruota le dita dei piedi. Solleva il bacino, stendi le gambe, cammina con le mani verso i piedi. Adesso, al posto che prendere come al solito i gomiti, piega le ginocchia e srotola piano la schiena. Inspira. Siamo al centro del tappetino per tirare bene i deltoidi. Spalle basse. Allunga un braccio e lo porti davanti al petto. Mano sul gomito, spalle rilassate e tira forte il braccio verso il petto. In questo modo andiamo a tirare bene il muscolo della spalla. Adesso sciogli il braccio e porta l'altro. Mano sul gomito, spalle basse e tira. Mantieni le braccia morbide, porta due mani davanti al petto, fletti leggermente le ginocchia, fai una leggera gobba e allunga in avanti il busto. Stendi adesso le gambe, raddrizza la schiena, mani dietro la schiena, solleva le braccia e scendi solo con il mento, senza fare gobba. Andiamo a tirare ora la parte anteriore delle spalle. Adesso sciogli le braccia, solleva il mento, inspira da qui ed espirando scendi, roll down, mento, spalle, una vertebra dopo l'altra. Quando arrivi al massimo prendi i gomiti e finalmente dondoliamo a destra e a sinistra. Rilassa tutto l'upper body e ti fermi ora al centro, mani a terra, gambe piegate, srotola piano la schiena. E ti raddrizzi, inspira e porta le braccia in alto e ti allunghi. Espirando allunga leggermente da un lato. Inspira al centro, cambia lato. Inspira al centro, tira. Ed espirando molla tutto. E abbiamo terminato la nostra lezione di Pilates. Se questo workout ti è piaciuto, allora ti ricordo di mettere un like, di lasciare un commento e di iscriverti al mio canale per non perdere le prossime lezioni. Noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video. Ciao!